Posto, Giorgi? A posto? Cosa hai fatto? Scivolato? Bisogna stare attenti perché è ghiaccio, È ghiaccio vivo. Ma dobbiamo cercare di arrivare con la moto più dritta possibile finché siamo entrati nel canale o comunque nell'appoggio. Un possibile errore con la pista normale oggi è ancora più amplificato. Anche nell'apertura del gas fuori dalla curva dobbiamo subito tirare sul piede e caricare bene le pedane per aprire il gas, perché sennò la moto stragira. Dai, hai finito con le moto, Farro, uomo social, Farro. Hai da rispondere ai follower? Esatto. Mi comando di usarvi una curva, che ti giri a guardare se passa gli altri. Se uno va più presto, ti passa comunque. Siccome con me non vuoi far altre pacche, basta. È da strada e passa. Basta, gare somme il Paolo. Ha ragione. Vuoi due per girarti? Uno va più forte il passo. Beh, quello si è portato. Ero cascato, Fabio? Venga che ti sono appena fiato. Guardala! Penso che la pedalina. Aia! Ma in cima non... Vero Giaguaro! Ciao! Ciao! Sì, arrivo alle 7, sembra Olbia Livorno, 101 euro, se no il vostro è questo. Vai!
ma quello è una cosa che dobbiamo abituarci un po', eh. È allenamento anche questo, dobbiamo sfruttare l'occasione di avere altra gente in pista, sia per superarli che per abituarsi un attimo a quella pressione che arriva da dietro quando uno va più forte. Poi quando la situazione è così è anche difficile, perché bisogna cercare di far sorpassi un po' azzardati senza creare casini o far cadere qualcuno. Sono quelle situazioni che ti fanno crescere, però sempre con la dovuta cautela. Per la terza manche abbiamo perso il Bazza. No, più che altro è che tra 15 giorni andiamo in Sardegna, quindi il Bazza lo vogliamo... È meglio saltare una mezza giornata qua che perdere la Sardegna. Yeah.
Eccoci arrivati alla fine, ragazzi, noi sono qua con Choke a fare questo finale, vi salutiamo. Oggi è stata una bella esperienza, i Jaguari hanno provato a girare sopra il ghiaccio perché oggi era ghiaccio vivo, però anche questa era un'esperienza da fare. L'importante è portare a casa sempre le ossa, e a parte il Bazza che è un po' ammaccato, ma però dal volazzo che ha fatto ancora domenica scorsa a Pietra. Niente, noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento al prossimo video. Sapete già tutto quello che dovete fare, ma ve lo ripeto, iscrivetevi e lasciate un like. E niente, alla prossima. Ciao raga!